Senatore, siamo qui, terzo giorno di votazioni, non sarà il giorno definitivo per eleggere il Presidente della Repubblica, ma i giochi si potrebbero stringere da domani. Voi avete già votato, secondo indicazioni, scheda bianca, ma ci dica qualcosa in più. Oggi è il terzo giorno, quindi un giorno importante, si chiude la fase elettorale dove abbiamo un quorum più alto. L'indicazione è ancora scheda bianca, non si è trovata una quadra sul nome, ma da domani le regole e il gioco deve cambiare necessariamente. Abbiamo la necessità di dare un Presidente della Repubblica agli italiani, un Presidente che abbia la capacità e la qualità anche di garantire allo stesso tempo la continuità dell'azione di governo e del Parlamento. L'Italia sta attraversando un momento difficile, sia per la pandemia, sia per la crisi economica associata alla pandemia, la necessità di portare avanti il PNRR e dobbiamo anche tenere conto della crisi che si sta maturando in questi ultimi giorni tra Russia ed Ucraina, che va ad impattare sulla distribuzione del gas, un elemento, quindi un'energia base che sta condizionando non poco le bollette degli italiani. Quindi c'è un problema di natura geopolitica che va attenzionato con molta concentrazione da parte dell'Italia, e serve il Presidente della Repubblica che possa garantire appunto queste condizioni di stabilità, e oggi abbiamo una fase, diciamo, una fase politica molto molto critica da gestire. Parliamo di nomi, secondo lei quale nome può fare sintesi per arrivare subito all'elezione del Presidente della Repubblica? Guardi, io le do una mia indicazione che peraltro ho anche dichiarato. Stante la condizione attuale, l'unica figura che oggi potrebbe mettere tutti d'accordo è quella di Sergio Mattarella. Però c'è una dialettica politica necessaria che i leader stanno portando avanti. È giusto che vengano valutati altri nominativi, però stante questa condizione generale che compromette quella che è un'ordinaria trattativa politica, effettivamente arrivare quanto prima anche a valutare la figura di Sergio Mattarella, ma non come ripiego, come un atto necessario, un atto di responsabilità, lo definisco io, credo che troverebbe anche il consenso degli italiani.